Ciao a tutti, bentrovati. Questa è un'altra lezione per il biennio 1. Un altro degli argomenti che voglio trattare è quello di come lavorare, alcune idee su come lavorare nell'armonizzazione a due voci. Naturalmente, come ripeto, non è una lezione sull'arrangiare in senso lato per due strumenti, che potrebbero essere due voci, due fiati, due archi, insomma due strumenti protagonisti e una ritmica che accompagna, ma è un vero e proprio lavoro sull'armonizzazione omoritmica, perché poi chiaramente nell'arrangiamento vero e proprio i due fiati hanno tantissime altre possibilità, oltre all'omoritmia. In questo caso armonizzata, potrebbero tranquillamente suonare all'unisono, potrebbero suonare ad ottave, potrebbero alternarsi, uno suonare, uno tacere, potrebbero suonare due elementi musicali diversi, uno potrebbe suonare la melodia e uno la contromelodia, oppure uno suonare la melodia e uno entrare a far parte di elementi di accompagnamento insieme alla ritmica. Ottimi esempi di queste cose potete trovarli chiaramente nei brani a parte che avete nella Dropbox la cartellina a due fiati con tantissimi brani e anche alcuni file Sibelius per poterli guardare, ma tipo nei gruppi di Horace Silver, che già con due fiati, la famosa anche versione di Nika's Dream, no? Dove c'è uno che fa il tempo pa, 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 e l'altro fiato fa pa, 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 ra. Pa, 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 para. Quindi fa una specie di si inserisce melodicamente e ritmicamente in un elemento di accompagnamento. Quindi queste sono le casistiche che potete trovare con due fiati, ma quella che ci interessa a noi, che ci riguarda e che riguarda voi soprattutto anche per il compito da fare, cioè dell'armonizzare un tema in maniera omoritmica a due fiati. Perché, diciamo, ho fatto una lezione a parte su quello a due fiati? Perché è un procedimento, se volete, meno, in un certo senso meno meccanico rispetto alle quattro voci, rispetto ai block chord, rispetto alle cinque voci, anche alle tre a volte. Perché a due voci, diciamo, il compromesso tra, verticalità e orizzontalità è molto più ampio. Perché per quanto io voglia dare un senso orizzontale a un pacchetto di quattro voci che si muove a block chord, per quanto ci voglia provare a tre voci, già c'è più margine, ma a due voci ho veramente molto margine per dare un'indipendenza lineare orizzontale alle due voci. Però non devo perdere di vista l'obiettivo anche di descrivere l'armonia, cioè descrivere al meglio l'accordo sul quale mi trovo a scrivere. E quindi diciamo ci sono alcune cose che sono tecnicamente abbastanza simili, tipo in ogni caso c'è un po' di analisi melodica, dovrò vedere le note della melodia che rapporto hanno con l'armonia di quel momento, cioè alcune saranno note cordali, alcune saranno note di tensione perché magari sono piazzate in certi punti, perché magari sono note lunghe, quindi non sono certo note di passaggio, alcune saranno note di volta, cromatismi, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso avrò potenzialmente delle scelte per armonizzare. Allora, quindi data una melodia, io inizio a scrivere una seconda linea armonizzata omoritmica. Alcune raccomandazioni di base. Allora, in ogni caso la seconda voce è la seconda voce, quindi non è la protagonista del discorso, ok? Non è una contromelodia. Una contromelodia è un'altra cosa, è una linea indipendente che crea allo stesso tempo un po' di contrasto e un po' di unità con la prima linea. Quindi è come se deviasse un pochino l'ascoltatore da lo fa rimbalzare continuamente tra melodia e contromelodia, cioè attrae l'attenzione dell'ascoltatore. La seconda voce non deve attrarre l'attenzione più di tanto. Per questo per dire cosa? Per dire che io poi ho visto, diciamo, un po' per esperienza anche dei lavori che finora, no, negli altri anni mi hanno mandato i ragazzi,
Io vi dico a volte no, di sperimentare con i moti contrari, di provare, eccetera, ma a volte succede che la seconda linea diventa un po' troppo protagonista rispetto alla prima. Cosa vuol dire protagonista? Che magari la prima linea melodica, cioè la linea melodica principale, non so, è una scala, ha dei movimenti molto sinuosi, molto morbidi, e la seconda linea fa dei salti per andare a beccare magari intervalli consonanti, eccetera, eccetera. Ecco, generalmente l'avvertimento di non far fare alla contromelodia troppi salti rispetto alla melodia, non fargli fare salti molto più grandi, è un buon consiglio, perché altrimenti il nostro orecchio viene attirato molto dai salti rispetto alle note per grado, ai movimenti per grado. Quindi i salti attraggono l'ascolto e deviano un po' l'attenzione sulla seconda voce piuttosto che sulla prima. Quindi diciamo, questo è un avvertimento. L'altro avvertimento è questo: io quando faccio questo lavoro a due voci, faccio dal punto di vista intervallare, armonico, melodico, faccio sempre due controlli, due tipi di operazioni. La nota che io vado a mettere sotto alla melodia crea con la melodia un rapporto intervallare, una terza, una quarta, un tritono, eccetera, eccetera. Ecco, quindi considero qual è il rapporto. Dovete pensare che terze maggiori e minori, seste maggiori e minori sono il rapporto più consonante, diciamo, al di là di unisoni, ottave, che ogni tanto è bene chiaramente anche utilizzare, soprattutto nell'avvicinarsi di moti contrari o di moti obliqui. Adesso parleremo anche dei moti tra un minuto. Quindi il rapporto intervallare, terze, seste, quarte, quinte, settime, seconde, poi li categorizzeremo a seconda del suono e un po' del mood generale che creano. E l'altra cosa è la nota che io sto scrivendo, che nota è dell'armonia dell'accordo, ok? Perché a volte è importante fare entrambe le considerazioni, perché io a volte posso utilizzare una nota a livello armonico, cioè in relazione all'accordo del momento, non così importante, vogliamo dire non così colorata, non così apparentemente significativa, come potrebbe essere una tonica, potrebbe essere una quinta, ma in realtà mi crea un ottimo rapporto di consonanza con la nota del tema. Ok, quindi è sempre un compromesso tra intervallo consonante, ricchezza dell'armonia e orizzontalità della linea che si sta creando. A volte è necessario rinunciare a qualcosa di armonico per rendere il discorso melodico più efficace. A volte si può ottenere, si prendono due piccioni con una stessa fava, o a volte addirittura è necessario, insomma, aggiustare il tiro perché siamo in una situazione un po' delicata. Allora, prima di provare a fare qualcosa tecnicamente insieme, vi elenco le possibilità di moto che ci sono tra le voci. Quando due voci si muovono in maniera, cioè vanno nella stessa direzione e mantengono gli stessi intervalli, per esempio Do, Mi, Fa, Sol e sotto Do, Re, Mi. Ok, terza, terza, terza. Questo è quello che si chiama moto parallelo, si capisce perfettamente, molto utile, molto utilizzato, e vedremo, insomma, non abusare di questa cosa perché un po' banalizza il discorso, però per un po' si può utilizzare per qualche nota. Quindi moto parallelo. Poi diciamo c'è il moto retto, c'è il moto che comunque va nella stessa direzione ma gli intervalli sono diversi. Immaginate una melodia che fa Mi, Sol, Do e la melodia sotto che fa Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Sol, Do. Tutte e due salgono, ma non è come prima. Ok? Fanno intervalli, in questo caso terza, quarta, sesta, quarta, terza. Poi c'è il moto obliquo, che vuol dire una voce sta ferma e l'altra voce scende o sale, tipo. Una voce ferma sul Do e una fa Si, La, Sol, Fa. Oppure parto da Do, Mi.
ferma sul Do e l'altra fa. Questo poi nella realizzazione finale potrebbe essere un vero e proprio ribattuto, cioè una voce fa Mi, Fa, Sol, La, Sol e una fa Do, 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 Do. Oppure quindi una voce è una nota lunga, tiene la nota lunga e comunque è un'idea di moto obliquo. Poi c'è il moto contrario, anche questo è abbastanza semplice da capire. Due voci, ok? Due voci che si muovono in direzioni opposte. Quindi, avendo chiarito il concetto di consonanza, ok, terze maggiori e minori, seste maggiori e minori, ottave, unisono, dissonanze, seconde maggiori e minori, settime maggiori e minori, e poi metterei le quarte e le quinte in una specie di zona a parte. È chiaro che gli intervalli, insomma, a livello di armonici, gli intervalli di quinte, di quarte sono giusti, sono intervalli puri, no? Quinta e ottava sono i primi armonici che si generano, quindi sono consonanze pure. Però dal punto di vista poi tradotto sul discorso armonico, le quinte e le quarte non generano accordi, cioè diciamo difficile colpire, no? Terze, quinta, terze, settima con quinte e quarte degli accordi. Suonano diciamo così vuoti, se possiamo usare un aggettivo un po' generico, ma vuoti nel senso che non ci fanno capire la natura dell'accordo, mentre già Do Mi li metti in una certa ottica. Poi magari Do Mi è associato a Fa, quindi non è terza, non è tonica e terza, però comunque mi mette già l'orecchio, si attiva in una certa direzione. Invece se io suono Fa e Do potrebbe essere, che potrebbe avere tantissimi colori. Quindi consonanze e dissonanze, il discorso rapporto intervallare tra voce 1 e voce 2, rapporto della voce 2 con l'armonia, qual è la nota che sto colpendo, che sto mettendo in relazione all'armonia. Discorso 3, i moti, ok? Parallelo, retto, obliquo e contrario. Allora, una buona armonizzazione a due voci oboritmica ha un mix di tutte queste cose. Ha un mix di intervalli, ha un mix di consonanza e dissonanza, ha un mix anche di tipologie di moto. Ci sono tanti generi musicali in cui, insomma, anche proprio dalla musica da ballo, musica a volte anche rock, pop, così, anche se anche lì ci sono cose a volte molto raffinate, ma diciamo in cui sostanzialmente è molto istintivo quello che succede, cioè si armonizza una terza sopra, una terza sotto, una sesta sopra, una sesta sotto, molto, in maniera molto, molto semplice, senza perderci troppo tempo. Ma quello che vi chiedo io invece è di, ecco, adesso vedremo come fare un procedimento leggermente più articolato per capire le potenzialità, un po' più contrappuntistico in un certo senso, anche senza scomodare, diciamo, Dubois o, o Cervenka con il contrappunto, però ecco, un trattamento della armonizzazione a due voci leggermente più raffinato. Ma partiamo da queste cose più generiche. Allora, abbiamo detto terze e seste. Generalmente rispetto alla melodia una terza sotto o una sesta sotto io potrei avere, dipende in che altezza è tarata la melodia, potrei avere tranquillamente delle note consonanti, quindi procedere a un'armonizzazione parallela. Adesso vi faccio alcuni esempi. Se io prendo per esempio questo brano che spero conosciate, che è bluesette, no? Sto suonando in si bemolle. Ok,
Allora, la melodia fa così: fa, sol, la, si, do, re, mi, sol, fa, re, fa, mi. Naturalmente con le alterazioni del caso. Ora io sono in si bemolle. Sotto questo fa una terza ho il re. E questa chiaramente è la terza. In questo caso vedete, tra le due voci fa, re, c'è una terza minore, consonanza. La nota che io aggiungo, re, è la terza di si bemolle. Quindi c'è una fortissima descrizione dell'accordo. Se io adesso provo a vedere cosa succede se mantengo questo intervallo di terza costante per tutta la mia melodia e lo aggiusto semplicemente considerando i nuovi accordi. Quando il secondo accordo arriverà andrò ad aggiustare chiaramente i quadri, i bemolli che mi serviranno. Allora, suonerà così. Ok, la prima voce, la seconda voce, esattamente una terza sotto l'altro. Funziona, non è insomma una cosa che mi farà sognare, ma è efficace, ok? A mio avviso è un po', ecco, è una cosa un po', non lo farei così, cercherei delle soluzioni in più, però intanto sappiate che questo procedimento è abbastanza efficace e funziona. Vediamo cosa succede se vado invece una sesta sotto, quindi scendendo da fa mi trovo il la. La sesta è chiaramente un altro intervallo consonante. Il la in relazione a si bemolle è la settima maggiore, quindi anche questa è una nota molto descrittiva. Provo a vedere a procedere per seste adesso. Vedete che anche qui funziona tutto. Oh, non è che in tutti i temi funzionano sia terze che seste, questo è un tema tutto diatonico, abbastanza semplice, con insomma, delle formule ripetitive, quindi funziona abbastanza, ma non sempre. A volte è necessario fare un mix tra terze e seste. Cosa vuol dire? Che magari in due o tre note mi vanno bene le terze, poi ho bisogno delle seste, poi ritorno alle terze, ok? Questo però va fatto con criterio. Se io per esempio, guardate questo tema, ok? È una scala, un bel salto di sesta minore e un cromatismo, ok? Allora, guardate cosa succede se io per esempio cambio tra terze e seste, parto con le terze e poi nel momento del cambio vado a seste, guardate. Ok, cosa è successo? È successo che nel momento del cambio in cui la melodia fa il salto di sesta, la contromelodia, la melodia fa il salto da mi bemolle a sol, la contromelodia fa il salto da do a si bemolle, quindi una nona, una sesta contro una nona, quindi fa un salto più grande della melodia. Guardiamo se faccio il contrario, parto con le seste e vado a terze nel momento del cambio accordo. Qui cosa succede? Succede che sesta, 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 e qui terza. La voce numero 2 farà la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, re. Sentite com'è più morbida rispetto a re, mi, fa, sol, la, si, do, che faceva prima. Allora, questo vuol dire combinarle in maniera intelligente, cioè se devo combinare terze e seste, ma lo devo fare in maniera che
riesca a smussare i grandi salti che potrebbe fare la melodia principale in salti più piccoli, più morbidi per la contromelodia, per non attrarre troppo l'attenzione su di sé. Ok? Quindi questa è la prima raccomandazione. Terze e seste, ok. Diatoniche, chiaramente, no? Alla scala del momento, nella tonalità. E quando avete bisogno di alternare, attenzione a non fare il contrario, cioè la melodia fa un salto per dire di una quarta ascendente e io con la contromelodia mi accorgo che faccio tipo una nona, una settima, perché ho combinato male terze e seste, ma cercare di fare il contrario, cioè se la melodia fa un grande salto, la contromelodia magari fa un salto più piccolo, e questo è un buon modo per ragionare anche per utilizzare terze e seste. Veniamo tipo alle quarte e alle quinte. Allora, quarte e quinte, dopo lo vedremo più nel dettaglio quando, ecco, proveremo a fare con le tecniche che dico io. Quarte e quinte, allora, se utilizzate in maniera sporadica, qua e là, a mio avviso devono essere raggiunte e lasciate per moto contrario. Ok? Cioè, se io arrivo a re la, magari ci arrivo da si bemolle la do diesis re, ok, le lascio e ci arrivo per moto contrario, perché altrimenti creano praticamente il suono. Questo suono, quindi una alla volta, non più di una, quindi diciamo vari intervalli, terze, seconde, terze, seste, seconde, terze, quando arriva la quarta e la quinta, una quarta e quinta, non due o tre consecutive, e possibilmente lasciata, cioè ve ne dovete andare dalla quinta per moto contrario, oppure dovete raggiungerla per moto contrario, quindi non so, Mi Sol che diventano Re La, oppure andate una quarta Sol Do, ci arrivate da Re Fa Diesis, ok? Quindi cercate di non avere questi parallelismi, a meno che, altro tipo di discorso, a meno che il parallelismo non sia come, per esempio mi viene sempre in mente tipo Kenny Wheeler, che utilizza tantissimo le sonorità quartali, quindi voi vogliate proprio armonizzare la melodia per quarte, allora questo è un altro tipo di discorso, ma quello crea un sound, non si può fare una battuta per quarte e poi tutto il resto con terze e seste, perché non c'è coerenza. Tendono, le quarte e le quinte tendono a formare un sound molto preciso, molto identificabile, che va rispettato e va mantenuto. Se io faccio, non so, ok? Se io faccio questo, no, per terze, un conto se faccio, per quarte, per quinte, ok? Questo è un sound, non lo posso mischiare con le altre cose, ok? Anche in questo caso basterà appunto trovare la quarta giusta o la quinta giusta sotto la melodia, se è diatonica chiaramente, e armonizzare il passaggio per quarta. Questo si adatta, diciamo, più alla musica modale che alla musica tonale, chiaro, perché dentro il modo io posso scorrere col mio blocco di quarte o di quinte senza problemi. Nella tonalità non è così semplice gestirlo, forse a volte non è neanche così efficace. Poi abbiamo altri due intervalli che sono seconde e settime. Allora, che possono avere un carattere sporadico, cioè una settima, una seconda va benissimo, soprattutto per, immaginate quando io faccio un moto contrario, non so, no,
si apre una linea, va su, una va giù, e succederanno sicuramente delle seconde, a un certo punto delle settime. Però anche qui non tre o quattro consecutive, una intervallata da altri intervalli, ok? A meno che non siano un effetto diverso, tipo una cosa un po' grottesca, ironica, non so, fammi pensare. Conoscete I Love You, no? Io la faccio tutta per seconde. Adesso ho sbagliato anche qualche nota, ma si è capito il discorso. Quindi potrebbe essere una cosa che caratterizza un momento, ok? Però anche qui, ecco, deve avere uno sviluppo, non una nota così a caso, ma deve essere un episodio, allora ha un senso. Oppure sono molto efficaci per le melodie, soprattutto le seconde, melodie per esempio molto ritmiche o un punto di arrivo, pa-bo-du-bap, no? Oppure melodie pap-pap con note isolate, allora posso dare un colore così. Può funzionare. Prendete, non so, tipo una melodia così banalissima e semplice, però potrebbe essere. No, allora l'ho fatto. Sto suonando in do. Sol, 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 do. Ho armonizzato sul do settima, sol, mi, terza. Poi quando sono andato a fa, ho fatto sol, fa. Sol, mi bemolle. Sol, mi. E poi nel do ho messo sotto il si bemolle. Poi fa settima con sol, mi bemolle. Per esempio re, sol, quarta, terza, mi, sol. Poi re minore, faccio sol, fa. Ancora sol, fa. Sol, re diesis. Sol, mi. Ok? Ecco, questo potrebbe essere un modo per lavorare su Cijan Blues o una melodia simile. Quindi seconde e settime qua e là, dovute al movimento oppure come effetto sonoro. Per esempio c'è un bellissimo brano di, fatemi ricordare, forse di Bartok, Bela Bartok, Il gioco delle coppie mi pare che si chiama. Che è un bellissimo pezzo per orchestra in cui gli strumenti, tutti legni, sono, vi consiglio di ascoltarlo perché li fa lavorare praticamente a intervallo fisso. Adesso non ricordo quali sono gli intervalli, ma tipo le coppie, due flauti, due oboi, due fagotti, due trombe, due cornie, ognuna lavora, fa la linea melodica con un intervallo fisso. È fantastico, ascoltatelo perché chiarirà tantissimo anche questo discorso intervallare. Lì è parallelo, è molto particolare, chiaramente non è, è uno standard jazz, però ecco, per capire la sonorità, anche quindi anche l'intervallo fisso particolare, come per esempio, non so, fanno, non so se due clarinetti o due che suonano per settime, tutto per settime, in realtà dopo un po' vi rendete conto che ha un suo fascino anche quel tipo di intervallo. Quindi terze, seste, quarte, quinte, seconde, settime. Oh, veniamo invece a quello che vi consiglio io di fare, oltre a questo. Allora, se voi procedete tecnicamente nota per nota, cioè nota 1, nota 2, nota 3 a livello intervallare, molto probabilmente fate un po' fatica a, per esempio, a piazzare delle dissonanze, perché poi sentendo nota per nota vi viene sempre da cercare la consonanza. Invece quello che vi consiglio io di fare è questo, di tagliuzzare la vostra linea melodica in dei frammenti.
dei frammenti che possono essere da 3, 2 minimo, 3, 4, massimo 5 note, ok? Questo è il mio frammento, allora io metterò tra una nota target e l'ultima e l'altra, cioè all'inizio e alla fine del mio frammento, i due intervalli consonanti, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo della frase. In mezzo, nella nota in mezzo se sono 3 note, nelle due note in mezzo se sono 4 note, potrete cercare delle strade che contemplano anche del cromatismo, anche degli intervalli dissonanti. Ok, perché poi andrete a risolvere nel successivo punto di risoluzione, nella successiva, diciamo, nella fine del frammento. E così via. Immaginate tipo questi piccoli frammenti di tre note, voi metterete una nota sotto la prima, una nota sotto la terza, e quella in mezzo potrà raccordare nel modo più logico possibile la nota in mezzo. Se io torno al mio brano, ok, ora guardiamo questa melodia. Adesso devo frammentarla. Allora, la frammentazione non è così univoca, cioè è abbastanza arbitraria come cosa, perché io posso fare fa, sol, la, si, poi si, do, re, mi, oppure mi, sol, fa, re, fa, mi, questi intervalli, ok? Quindi faccio i miei pezzetti e poi piazzo le note e vi faccio qualche esempio. Chiaramente cosa succede? Nelle note in mezzo di movimento dovrò comunque avere un occhio a qual è l'intervallo che si forma, se c'è una logica, per esempio cromatica, diatonica, ascendente, discendente, ok? E valutare, ecco, se magari la tensione che metto o la nota di passaggio cromatica alterata che metto è efficace, ok, nel passaggio. Le mie note sono fa, sol, la, si, abbiamo detto terze, terze, seste. Provo per esempio a fare un'altra cosa. Fa, frammento fa, sol, la, si. Allora io parto da fa, arrivo a si bemolle. Metto un fa all'unisono e alla fine metto una sesta. Ok, si, re, si bemolle. Ora adesso devo collegare questa sale, questa parte da qui e va a finire qua. Oh, cerco di fare, vedo cosa posso fare come moto contrario. Allora, fa, mi naturale, mi bemolle, re. Ok, già questa è un'idea. Oppure, parto da una terza. Sotto il fa metto il re, ok? E poi voglio andare a finire sul si bemolle a ottave, quindi fa, re, si bemolle, e anche qui guardo se c'è un moto contrario. Potrei fare re, do, si, si bemolle. Sentite però che terza, quinta, settima minore. Provo a fare con un'altra nota. Do diesis, re bemolle, do. Sentite che come suona diverso? Sentite. Rispetto a. Perché? Perché si creano altri intervalli. Terza, tritono, sesta maggiore. Facciamo un'altra cosa, un moto obliquo. Potrei starmene tranquillamente fermo sul re. Ok, per esempio, sto fermo, allora
tecnicamente sarebbero tutte rotte ribattute, no? Ok? Nella realizzazione poi metterei una bella nota lunga mentre uno si muove, quindi uno tiene il re e uno fa fa, sol, la, si, do, re. Uno va mi bemolle, io andrei con l'altro a do. Moto contrario, terrei il do sul sol e poi andrei a re col fa diesis. Quindi linea 1, linea 2. Ok, moto obliquo e un po' di moto contrario. Oppure proviamo a mescolare un po' di moto parallelo. Parto per terze, quindi arrivo fino a si bemolle, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, e poi inizio ad aprire. Poi devo scendere ok, oppure quindi voce 2, re, mi bemolle, fa, sol, la, la bemolle, sol. Oh, e qui potremmo stare fino a stasera, perché vedete che, come dicevo all'inizio, è molto molto più libero il discorso rispetto a fare i block chord a quattro voci, a tre voci, perché lì si pensa soprattutto all'armonia, invece qua c'è un occhio verso la orizzontalità, verso la melodia, molto diverso. Quindi vi invito a provare a fare dei piccoli frammenti della vostra melodia, non superate magari le quattro note, 3-4 note, e provare a fare questi piccoli giochi di moto contrario. Poi valutate, ok? Valutate. Non forzate troppo, non esagerate con gli intervalli nella seconda voce, ma cercate di mantenerla lineare. Sfruttate quando vedete una, non so, una scala ascendente, sfruttate il moto obliquo, il moto contrario, una scala discendente, il moto contrario. Se c'è una nota ribattuta nella melodia, voi potete ribattere nella seconda voce, oppure cercare per esempio di fare un moto contrario. Immaginate questo, non so, tipo allora fa, no? La melodia sta ferma e sotto la seconda voce si muove. Ok? Spero di essere stato chiaro, ci vediamo al prossimo video. Ciao!